presentato alla sede della Lega di Treviso le foto dei due ordigni, la Procura di Venezia indaga per strage. Dopo il crollo del ponte Morandi, timori a Canizzano, il cavalcavia è transennato da anni dopo la caduta di Calcinacci. Furti di abitazioni vuote per vacanze, altre due razzie a Villorba e a Castelfranco. La gavetta della solidarietà, vi raccontiamo da dove nasce il forte spirito di solidarietà degli alpini. TG Treviso, una buona serata a tutti voi. In apertura oggi torniamo ad occuparci dell'attentato alla sede della Lega di Treviso. Vi mostreremo nel prossimo servizio le foto dei due ordigni. Intanto, lo ricordiamo, la Procura di Venezia sta indagando per strage e al K3 si cerca di ritornare alla normalità, anche se è molto difficile. Vediamo. Le indagini della Procura distrettuale antimafia di Venezia, che prendono avvio dopo la consegna degli atti da parte dei colleghi di Treviso con l'ipotesi di terrorismo, e le foto pubblicate dal Gazzettino dei due ordigni posizionati sulla scala antincendio del K3, sede provinciale della Lega Trevigiana, la pentola a pressione piena di bulloni pronta a esplodere sul pianerottolo, dove solo per un caso lunedì sera i quattro militanti che si sono riuniti a Fontane di Villorba per pianificare la festa del Carroccio di fine settembre non sono usciti a prendere una boccata d'aria, come spesso accadeva, e quel che rimane della bomba carta fatta esplodere ancora sabato mattina. Ordigni che per gli esperti sono pienamente compatibili con le modalità delle cellule anarchiche, come quella che sul web ha rivendicato l'attentato e che farebbe parte della Federazione Anarchica Informale. Al K3, dopo la pausa di Ferragosto, si ricomincerà la consueta attività, ma con una consapevolezza e un'attenzione diversa. Adesso c'è da guardarsi un po' in giro, ma non solo nella sede della Lega, ma anche in altre parti, perché si è preso di miro, faccio per dire, un gruppo politico può essere in qualsiasi posto o altro. Mi dispiace che non ci sia un confronto, una dialettica sulle discussioni, ma ci sia proprio questa opera definitiva, giustamente, di terrorismo, perché far male alle persone, questo penso sia l'ultima cosa che uno possa fare, perché torniamo indietro negli anni di piombo, e questo non va bene, perché una democrazia che si è costruita con delle persone che sono morte, che hanno dato la loro vita, proprio non va bene. Giuseppe Canova era qui lunedì sera e tra quelli che hanno rischiato di incappare nell'ordigno, ma si dice tranquillo. Siamo sereni che sia a Roma sia nel territorio stiamo facendo un lavoro importante e del cambiamento, e magari è questo che a questi signori disturba, però noi andiamo avanti per la nostra strada in serenità. Oggi la giornata del dolore con i funerali di Stato a Genova. Dopo il crollo del ponte Morandi, anche nel nostro territorio crescono le paure per quanto riguarda strutture, soprattutto quelle datate. E ad esempio a Canizzano il cavalcavia è transennato da anni dopo la caduta di Calcinacci e c'è tanta paura tra la gente. Il cavalcavia di Sant'Angelo perde pezzi di cemento. I piloni scrostati e i tondini di ferro sporgenti fanno intuire, anche al meno esperto, che ci sia bisogno di un intervento. Nel quartiere i residenti invocano manutenzione e soprattutto controlli, alla luce anche della recente tragedia di Genova. Noi questi problemi li conosciamo e il primo ad accorgersi è stato mio figlio, che ha provveduto subito a telefonare a qualche autorità. Ma quanto tempo fa? Ma io penso che saranno 2-3 anni. Veneto Strade è a conoscenza da tempo della problematica, tanto che alcuni dipendenti hanno già esaminato i piloni e transennato la zona utilizzata da molti automobilisti come parcheggio, in attesa del cantiere che dovrà intervenire con una radicale opera di messa in sicurezza grazie a delle tecniche innovative per rinforzare il calcestruzzo. Questo ponte della tangenziale di Treviso sopporta un traffico di 20.000 veicoli al giorno, fra automobili e mezzi pesanti, anche oltre le 50 tonnellate. I controlli vanno fatti e quindi diciamo, dicono che ci sono poche risorse, e quindi bisogna mettersi in testa che le risorse hanno delle priorità e quindi bisogna investire nella sicurezza. Per comune, provincia, ANAS e Veneto Strade non si rischia il crollo, né su questo né sugli altri 16 viadotti della tangenziale. L'opera sarà restaurata entro il 2019, ha comunicato Veneto Strade, ma i timori e le preoccupazioni per i residenti rimangono. E le abitazioni si svuotano per le vacanze e i ladri fanno razzia.
Specialisti nei furti in case e appartamenti lasciati incustoditi dai proprietari partiti per le vacanze. Due giovani stranieri, un georgiano di 18 anni e un albanese di 19, entrambi con una sfilza di precedenti alle spalle per reati contro il patrimonio, sono stati rintracciati dalla polizia sul territorio trevigiano, arrestati e accompagnati alla frontiera per il rimpatrio. Si tratta di uno dei risultati che il massiccio dispiegamento di pattuglie in città e nell'immediata periferia hanno permesso di raggiungere in questo Ferragosto, in cui i controlli su specifica ordinanza del questore Maurizio Dalle Mura sono stati potenziati in concomitanza con il periodo in cui le città si svuotano maggiormente e i malintenzionati possono agire più liberamente. Da registrare l'altra notte proprio un furto in casa in via Po a Fontane di Villorba, dove approfittando dell'assenza dei residenti è stata svaligiata un'abitazione. Dopo aver forzato una finestra, i ladri hanno fatto razzia di gioielli, anche un orologio Rolex e 1000 euro in contanti. Ladri anche al bar Rock di via Goito a Castelfranco Veneto, dove tra slot machine e fondo cassa i malviventi se ne sono andati con un bottino di 2.500 euro. E continua il nostro viaggio alla scoperta degli oggetti della Grande Guerra. Oggi vi parliamo della gavetta della solidarietà, una gavetta speciale che racconta un po' proprio lo spirito di solidarietà che da sempre caratterizza il corpo degli alpini. Qui abbiamo due gavette da alpino, due da fante, quei cucchiai, e di straordinario hanno che la targhetta di Ottone, perché molte gavette dopo non le hanno più fatta, hanno il numero di matricola in cui qua è stato anche scritto il nome nei registri. Le mostra con orgoglio Giuseppe Favero, sergente di leva della Sassari, ferroviere in pensione ma soprattutto appassionato della Grande Guerra. Lui gli oggetti li raccoglie per non dimenticare, ma anche per capire, toccando con mano armi, oggetti e attrezzature, di quale portata sia stata quell'apocalisse durata per l'Italia 4 lunghissimi anni. Oggetti che rievocano il dolore di ferite mortali, ma anche di un folle dovere fino al sacrificio estremo, accanto ad altri che raccontano la quotidianità tra trincee e mulattiere, tra postazioni di artiglieria e cippi di vedetta. Come per le gavette, oggetti vitali per la sopravvivenza quotidiana, che non erano uguali per tutti. Una differenza che si vede, la gavetta da alpino è doppia rispetto a quella da fante, perché un alpino quando salivano oltre certe quote non c'era più legna, non c'era niente, nel gran freddo, un alpino portava la gavetta in cui grande c'era da mangiare per due. Nella gavetta piccola invece il fate si arrangiava sempre da solo. L'altro alpino che non portava la gavetta doveva portare un fascio di legna per fare un po' di fuoco in montagna. Fa pensare questa piccola ma grande diversità nelle gavette, ma soprattutto il fatto che gli alpini dipendevano l'uno all'altro. Perché a 2000 metri non trovi legna, cominci a trovare la roccia. E questo è un senso di solidarietà. E un scambio di favori che fra loro si comunicavano e così risolvevano il problema. Ed è forse proprio da queste gavette che è nato quello spirito di solidarietà che caratterizza gli alpini. Aiutarsi sempre e ovunque, perché senza l'altro che porti la gavetta o la legna non si va da nessuna parte. Mentre il fante era diverso, il fante era destinato comunque ad arrangiarsi singolarmente. E lui, come c'era un modo di dire, il fante si arrangia per sé, se vive vive, se muore muore. Gli alpini cercavano di fare un po' squadra, come aiutarsi. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, una buona serata.